Plotino, quarta puntata, la creazione del cosmo finito. Allora, dopo aver spiegato in che maniera l'uno si autocrea, quindi dopo aver risolto l'inedito problema del principio del principio, Plotino passa invece a affrontare un problema più tradizionale che risale a Talete, ovvero come fa il principio primo, l'archè, a produrre il cosmo finito, tutte le cose molteplici finite. E quindi potrebbe sembrare che, insomma, se la possa cavare facilmente, perché non è quel grande problema a monte, estremo problema del principio, ignoto fino a questo momento. È un problema noto, già variamente risolto, ma invece questo problema per Plotino è più spinoso che mai, più difficile che mai. Perché? Lo capite sicuramente da soli. Perché Plotino ha estremizzato l'infinità del principio primo, cioè ha reso il principio primo, in quanto uno, assolutamente trascendente. Addirittura, ricorderete, in modo iperbolico, il trascendente di se stesso, il trascendente della trascendenza, l'autotrascendente, e non solo, l'assolutamente uno, l'unità assoluta, l'assolutamente razionale. Com'è possibile dunque che l'assolutamente trascendente, l'assolutamente uno, omogeneo, uniforme, indifferenziato, l'assolutamente razionale, cioè del tutto immateriale, possa produrre qualcosa che invece, come ben sappiamo, ha tutte le caratteristiche antitetiche? Il cosmo, il cosmo in quanto è qualcosa di immanente, di fisico, di finito, di molteplice, di super differenziato. Se volete, possiamo fare un balzo mentale all'indietro e ricordarci di Anassimandro. Ve lo ricordate vagamente, Anassimandro, che fu il primo a sostenere che l'archè, il principio, fosse l'aperon, cioè l'infinito, benché l'avesse concepito comunque come qualcosa di materiale. Quindi in ogni caso c'era comunque un filo di continuità maggiore dato dalla comune fisicità del principio primo e del cosmo, nel caso di, appunto, di Anassimandro. Ma in Plotino non c'è nemmeno questo filo di continuità dato dalla comune fisicità del principio e del principiato, cioè del derivato, del cosmo. Ok? Ci siamo? Bene. Allora, come lo risolve questo punto spinosissimo problema Plotino? Innanzitutto utilizzando tre concetti, o meglio, un concetto unico che è espresso principalmente attraverso tre termini. Il primo termine è quello di prosecuzione, il secondo è quello di irradiamento, o irradiazione, come preferite. Il terzo è quello di defluire. Quindi la generazione del cosmo finito è appunto una prosecuzione dell'uno, è una irradiazione dell'uno, è un defluire dell'uno. Con questi tre termini, ovvero con il concetto unico che questi tre termini designano, varie sfaccettature, proprio per capirlo meglio, comprenderlo meglio, Plotino
intende che l'uno, in quanto è infinito, in quanto è potenza infinita, infinita energia, infinita creatività, è sempre al di là di se stesso, è sempre oltre se stesso, cioè straripa da se stesso, esonda, è come un fiume che appunto esonda dal suo alveo, no? E invade le campagne, i territori circostanti. È chiaro perché l'uno è infinito, non può limitarsi, non può contenersi, e quindi va sempre al di là di se stesso, la sua energia appunto straripa sempre, trasborda, esce sempre dai suoi limiti, dai suoi confini. Naturalmente questo avviene senza però che l'infinita potenza dell'uno si diminuisca, cioè al tempo stesso, essendo l'uno infinito, la sua potenza creativa rimane quieta, stabile in se stessa e non diminuisce minimamente. Quindi, in prima approssimazione, il mondo fisico è il risultato dello straripamento dell'energia creativa dell'uno da se stessa, dal suo centro. A questo punto però emerge subito un problema, ovvero come va inteso questo straripamento, questa esondazione, questa irradiazione, usiamo pure questo defluire fuori di sé. Perché questa domanda? È perché sappiamo che l'uno è infinito, quindi l'uno è già tutto. L'uno è super bene, quindi l'uno è già il massimo, il meglio assoluto. Come fa a, diciamo, a uscire da se stesso, cioè ad espandersi? Chiaramente non si può concepire l'espansione come un accrescimento della sua infinitezza, perché già l'infinitezza massima non si può nemmeno concepire come un miglioramento del suo super bene, perché già un super bene, perché già un bene infinito massimo. Allora, attenzione, paradosso, l'unica soluzione è che l'espansione, l'irradiazione, la prosecuzione dell'uno sia una sua sminuizione, ovvero un suo peggioramento. Paradossalmente, se non si sminuisse, quindi se non si peggiorasse, quindi non si finitizzasse, non sarebbe tutto, e quindi non sarebbe veramente infinito. E quindi abbiamo un ulteriore esempio, ma questa volta un esempio proprio, per così dire, sul campo di battaglia filosofico, cioè a livello di spiegazione e argomentazione filosofica, dell'uso della logica dell'infinito, cioè in particolare nella modalità del paradosso. La creazione del mondo finito da parte dell'uno è un paradosso, perché l'uno si accresce diminuendosi, si migliora peggiorandosi, si raggiunge la sua effettiva, totale, completa infinità finitizzandosi, perché se non includesse anche la finitezza mancherebbe di qualcosa. Ci siamo?
Ecco perché cogliete in seconda approssimazione, cogliete il fatto che così Plotino spiega la, appunto, la finitizzazione. Perché? Perché il cosmo finito? Perché appunto l'uno, per accrescersi ulteriormente, si deve sminuire, per diventare pienamente infinito deve comunque includere anche la dimensione finita, e per diventare totalmente uno deve aggiungere anche la molteplicità. Ma adesso ci arriviamo su questo, stiamo sempre procedendo per approssimazione, proseguendo nella prosecuzione dell'uno. Plotino, nella spiegazione, descrizione della prosecuzione dell'uno, Plotino usa un'analogia, quindi dopo il paradosso, l'analogia, sempre sappiamo che è un'altra delle modalità fondamentali della logica dell'infinito, l'analogia migliore, in realtà usa anche quella della sorgente da cui sgorgano molteplici fiumi, ma in particolare quella del Sole. Chiaramente l'analogia del Sole è, diciamo, quella più significativa, più rappresentativa, perché si rifà al mito della caverna di Platone, si rifà in generale, no, al simbolo del Sole, Apollo, intelligenza, luce, no, filosofia, sapienza. Quindi, il Sole. Allora, appunto, la creazione del cosmo equivale, è simile alla irradiazione solare. Il Sole irradia calore, irradia luce, che come sappiamo permette la vita sulla Terra, permette a una molteplicità enorme e enormemente differenziata di essenti di esistere sulla Terra. Già avevamo visto questa analogia, ma in questo caso l'analogia è interpretata dal punto di vista proprio dell'irradiamento o irradiazione, ovvero la creazione del cosmo corrisponde alla fuoriuscita dei raggi solari dal Sole, con una differenza fondamentale, che mentre l'irradiazione solare comporta una diminuzione dell'energia del Sole e quindi un suo progressivo spegnimento, chiaramente nel caso dell'uno l'irradiazione non implica nessuna decrescita dell'energia che l'uno è. Però qual è l'aspetto più interessante di questa analogia, che ci permette di comprendere a un terzo livello, no, di approssimazione, maggiore approssimazione, la teoria plotiniana della, adesso poi vedremo bene perché, della creazione? Il fatto che la luce solare, nel momento in cui esce dal centro solare, progressivamente si indebolisce. Quanto più si allontana dal centro solare, tanto più si attenua. Dunque, adesso poi vedremo meglio, da infinito di primo grado si attenua in infinito, in un infinito più piccolo, poi in un terzo infinito ancora più piccolo, vedremo, corrispondono alla mente e all'anima, e poi inizia la vera e propria finitizzazione. Indebolendosi ulteriormente si passa proprio dall'infinito al finito. E però il finito per forza è molteplice. Perché? Perché appunto è una diminuzione, un indebolimento
progressivo, quindi si può sezionare, scandire in vari livelli di intensità e quindi in una molteplicità diversificata di essenti finiti. Mi spiego meglio. Allora, possiamo, no? Il raggio di luce che esce dal Sole si affievolisce progressivamente, no? Quanto più si allontana dal centro solare, tanto più la sua intensità diminuisce. Quindi abbiamo un meno 1, meno 2, meno 3, no? Possiamo segmentarlo. Abbiamo quindi tanti livelli diversi di finitezza. Cioè, dalla a questo punto, non solo Plotino deduce la finitezza, ma deduce anche la molteplicità. Cioè, deduce il fatto che la finitizzazione coincide con la differenziazione e quindi con il passaggio dalla totale unità alla molteplicità. È chiaro? Coincide con la differenziazione, cioè con l'emergere della molteplicità, dall'unità assoluta la più vasta molteplicità, la più ampia molteplicità. Alla fine, finitizzazione, la finitizzazione coincide con la differenziazione, per forza, e la differenziazione con la finitizzazione. Perché? Appunto, perché l'energia che fuoriesce dall'uno, a mano che si allontana dall'uno, decresce e quindi si differenzia. E naturalmente tutto questo poi è il fondamento di una concezione gerarchica di tutti gli essenti fisici. No, ci saranno gli essenti a maggior grado di intensità di energia creativa, e quindi di più alto livello, e quelli, i minerali, per esempio, a più basso grado di intensità. Così abbiamo anche, lo vedremo, una concezione gerarchica del cosmo, ma soprattutto una nuova, inedita concezione panenteistica del cosmo. Adesso mi spiego. Abbiamo, non è, allora, chiaramente, nel momento in cui Plotino dice che il cosmo è l'energia dell'uno, è l'uno stesso, fuoriuscito da se stesso, indebolito, chiaramente no, il cosmo è divino, il cosmo è uno, è fatto di uno, giusto? Quindi l'uno, sappiamo, è il metadio, quindi il cosmo è divino. Allora potreste essere portati a pensare panteismo, non esattamente, perché, allora, differenza tra panteismo, gli stoici sostenevano il panteismo, vi ricordate? Quindi abbiamo ben in mente poi la differenza. Panteismo vuol dire che c'è una perfetta coincidenza tra il principio divino e il mondo fisico, sono assolutamente coincidenti, come per gli stoici, ok? Invece, per Plotino, è vero che il cosmo è nell'uno e quindi coincide con l'uno, ma l'uno è di più del cosmo. L'uno non coincide col cosmo. L'uno è un infinito trascendente, no? È il trascendente di se stesso, è il trascendente della trascendenza. Quindi è molto di più, è infinitamente di più. Tutto il cosmo è uno nell'uno, tutto il cosmo, si può anche dire, è Dio in Dio, ma Dio è infinitamente di più, è anche infinitamente di più, non è solo il cosmo, è anche infinitamente di più. Ecco perché panenteismo, pan tutto, en in dentro, tutto in Dio, tutto in Dio, non tutto è Dio, no, ma tutto è in Dio. Ma Dio è più di tutto, tutto nel senso del mondo fisico, tutto il mondo fisico, tutti gli essenti fisici sono in Dio, ma Dio è più
della totalità degli assenti fisici. È chiara questa differenza? Quindi è una nuova invenzione filosofica, una nuova scoperta filosofica, il panenteismo, prego. Ma in realtà non andrebbe bene questa spiegazione, cioè dell'irradiamento, perché comunque se dice che l'uno è formato da un'essenza infinita che non diminuisce anche se viene irradiata, cioè che l'energia in sé non diminuisce, quindi anche se è lontana rimane comunque, cioè non si può finitizzare anche, cioè, se non si finitizzasse mancherebbe di qualcosa, cioè sì, ma non è facile, cioè anche devi tenere presente che c'è insieme la spiegazione analogica e la spiegazione logica o quasi logica, no? Per cui deve per forza finitizzarsi, altrimenti non sarebbe completo, mancherebbe di qualcosa. E deve finitizzarsi in tutti i modi possibili e immaginabili, altrimenti mancherebbe di qualcosa. E quindi deve finitizzarsi in te, nelle nuvole, perfino in me, nell'albero, in qualsiasi cosa. Però adesso arriviamo, poi chiaramente si può non condividere, siamo sempre sul confine tra la non comprensione e invece la non condivisione. Magari tu non condividi. Ok, lecitissimo, anzi. Allora, però arriviamo a una conclusione importante, e cioè, tiriamo appunto le somme di tutto il discorso, possiamo dire che non solo Plotino scopre il panenteismo, ma scoprendo il panenteismo scopre anche il creazionismo, scopre il concetto di creazione. Vi ricordate che vi ho sempre ammonito a non usare creare, creazione per tutti i filosofi antecedenti? Adesso potete usarlo, visto che oggi è uno dei termini più inflazionati, no? Si è creata una fila al casello autostradale. Pensate che differenza di significato, no? Da quello originario. Per Plotino ovviamente creazione era assolutamente un verbo che si poteva riferire solo all'uno. Ma perché? Per due motivi fondamentali. Cioè, perché si può parlare di creazione anziché di generazione, produzione? Primo, perché Plotino, a differenza di Platone, per esempio, almeno esplicitamente Platone così come noi lo conosciamo, fa fare tutto all'uno. Cioè, non ha bisogno di un principio antitetico a quello puramente razionale dell'uno, come la chora platonica. Vi ricordate che Platone aveva spiegato la generazione del mondo in base a un mito, qui al mito del Demiurgo, e il mito del Demiurgo addirittura aveva tre protagonisti. Certo, il protagonista maggiore è il mondo delle idee. Poi però la chora, cioè il principio materiale, il principio fisico, indipendente dal mondo delle idee, e il demiurgo per cercare di correlare i due principi che altrimenti sono indipendenti l'uno dall'altro, no? Avete presente? Bene, invece per Plotino c'è solo l'uno, il mondo è fatto di uno, non c'è una chora. Vedremo che ciò che Platone aveva chiamato chora è una trasformazione dell'uno stesso, è interpretata, è concepita da Plotino come una trasformazione dell'uno stesso. No, il suo grado estremo di affievolimento, di sminuizione, di decrescita. Ma adesso non voglio anticipare, dico soltanto che, aggiungo soltanto che, secondo Plotino, la sua versione, basata appunto su un unico principio totalmente razionale, l'uno, senza bisogno di un principio materiale indipendente, e quindi senza bisogno di un raccordo estrinseco. Secondo però Plotino, questa era l'interpretazione razionale del mito del Demiurgo. Plotino dice,
appunto, sapete che è sempre modesto, quindi dice questa spiegazione in realtà era quella di Platone, solo che Platone l'ha espressa in un mito e io vi fornisco il significato razionale del mito. La versione logico-illogica, no, la versione logica però in base alla logica dell'infinito del mito del Demiurgo. Primo punto, però non basta. Secondo punto, chiaramente la volontà, la libera scelta, e cioè l'uno sceglie di creare il mondo, vuole creare il mondo. Voi direte, ma come? Il mondo, non abbiamo detto che è una conseguenza apparentemente, sembra, una conseguenza necessaria, immediata, dell'infinitezza dell'uno, cioè l'uno in quanto infinito, per forza trasborda e quindi per forza crea il mondo. Non lo vuole, magari vuole autocrearsi. Vuole autocrearsi come abbiamo, ma non fa nemmeno in tempo a voler creare anche il mondo, perché nel momento in cui si autocrea, in quanto è infinito, esonda e quindi crea il mondo. Ci siamo? Però riflettiamo. L'uno si è voluto infinito e volendosi infinito, chiaramente, implicitamente, si voleva incontinente, no, trasbordante. E quindi chiaramente ha voluto anche la creazione del mondo. È stata una sua libera scelta, non una libera scelta basata sull'indifferenza, sul libero arbitrio, posso scegliere A o B, l'uno o l'altro. No, sempre la libera scelta intesa come la scelta più razionale, la scelta migliore, razionalmente migliore. La libertà per Plotino è soltanto la scelta secondo razionalità, quindi una scelta razionalmente obbligata ma voluta. Prego, Matteo. Quindi l'uno è onnisciente, sì, è onnisciente al di là del sì, lo affronteremo la prossima lezione questo. Per il momento appunto possiamo concludere dicendo che quindi si può parlare di creazione anziché di generazione, di produzione, di creazione del cosmo fisico, appunto perché nella filosofia di Plotino l'uno fa tutto da solo, come si dice in milanese, no? Lo sapete, fa tutto da solo, cioè non ha bisogno di nessun altro, di Cora, di Demiurgo, fa tutto con se stesso. Il mondo è creato con la sua stessa sostanza, ciò che uno stesso è. Attenzione, voi direte, ma allora è come gli stoici. Peccato che per gli stoici però fosse fisico il principio, invece per Plotino non è fisico. Certo, questo ci fa capire che un'altra, no, ci fa ulteriormente capire che Plotino prende anche dagli stoici, ma non li copia, perché l'uno, a differenza del pneuma logos degli stoici, è puramente razionale, del tutto immateriale. No, mentre, se vi ricordate, certo, gli stoici erano arrivati alla fine a un monismo articolato, ma di tipo fisico. Ok, quindi, in ogni caso, in primo luogo abbiamo questa cosa vuol dire? Vuol dire che la realtà è fondamentalmente pensiero, attività pensante. L'attività creativa è attività pensante, attività razionale vuol dire attività mentale, attività pensante, mente. La realtà è una metamente, una maxi super mente. Secondo, appunto, il principio puramente razionale, la supermente, la metamente, sceglie razionalmente di produrre il mondo, quindi lo crea, lo vuole, lo sceglie, è una scelta libera, è una scelta volontaria. E quindi anche per questo secondo motivo possiamo parlare di creazione. Per creazione appunto si intende la
produzione del mondo basata su un unico principio e evoluta, cioè libera. È chiaro? In estrema sintesi. Bene, abbiamo pure qualche secondo forse per le domande. Se avete altre domande? No? Tutto. Così chiaro, poi risponderemo.